stata una bellissima parata, si è svolto tutto per il meglio. Il tempo ci ha graziati come ogni anno e mi sia consentito anche di ringraziare tutta la macchina organizzativa, ad iniziare dal prefetto, dal questore, dal comandante dei carabinieri della finanza, dall'assessore alla cultura Stefania D'Ottavio, la protezione civile. È stato davvero profuso uno sforzo enorme per far sì che tutto si svolgesse per il meglio e in questo momento ci troviamo davanti alla cattedrale perché questo è il momento che segna la fine dei festeggiamenti pagani e lascia spazio a quelli religiosi, perché domani sarà San Gerardo e quindi l'occasione mi è ghiotta, essendo questo il mio ultimo San Gerardo da sindaco, per ringraziare tutta la comunità potentina e rivolgere a tutti i miei migliori auguri di buon San Gerardo.